sembrerebbe un Ferragosto un po' spentino. Qua siamo in diga, zona diga, non è che ci sia chissà cosa. Campeggio al porto e qui siamo proprio in diga. Questa è la rotondina della diga, il chioschetto. Claudio, allora qui siamo in diga, com'è oggi rispetto a ieri? Non c'è molta gente oggi, ieri era una giornata migliore e speriamo che il tempo stia su anche per la festa. La festa di oggi? Sì, sì. Ma secondo te come mai oggi meno gente? Per il tempo. Per le previsioni? Sì, sì, sì. Ciao, grazie. Niente. Tariffa di lettino prefestivo 4 euro, solo 4 euro, 3,50 sarebbe praticamente da? Dall'1 a 3,50, neanche 4 euro. Madonna, non diranno mica che è cara sottomarina. Allora cosa dici di questo 15 agosto, questo Ferragosto? Bellissimo, fresco. Meglio così. E si mangia ottimo. Sì, no. Ma dal punto di vista di gente c'è meno gente, più gente di meno ieri? Meno gente. Molto meno gente? Sì. Secondo te perché? Per il tempo. Perché soldi. E i soldi. Tempo e soldi. Sempre i soldi. Sempre il problema di soldi. Va bene, grazie, ciao. Ciao. Ma invece la situazione si sta... Ciao! Tutti e 7.2, sì? Certo, è certo! Bravi! Alle ciabatte di tutti e 7.2? 7.2 anche voi? Sì. Situazione totalmente ribaltata rispetto a questa mattina. Tasso alcolico 7.2. Tu forse vai a 7.2? È chiaro! Ok, grazie. Ma siamo a Stemi. Ciao, 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 grazie. Ciao. Voi andate a 7.2 questa sera? Benissimo, grazie, ciao. No. Ma c'è qualcuno che va a 7.2? No, nessuno. Ma bevete alcolici voi? No. Fate bravi ragazzi. Non lo so. Ok, ciao, grazie, ciao. Dentista Toscano. Secondo me è una cosa importante del vostro servizio, che non è che voi siete qua solo, diciamo, per così, per fregare la gente che ha il tasso alcolico, per reprimere. Voi siete qui anche per un, diciamo, per un ruolo di prevenzione, giusto? Cioè, mi dicevi che la gente si ferma prima di montare, sì, in macchina. Ultimamente, e diciamo anche per fortuna, soprattutto i giovani, prima di ripartire, soprattutto dopo le feste, in questo caso la festa del 7.2, si fermano da noi prima di salire sul veicolo e la guida e ci chiedono un controllo con questo precursore per vedere il loro stato eventuale di ebbrezza. Di modo che se vedono che sono alterati, che hanno bevuto, si fermano, non ripartono o fanno guidare qualche altro amico che non abbia bevuto o abbia bevuto talmente poco che rientra nei limiti previsti dalla legge. Ovviamente con questo, come ho già spiegato prima, è generico, se uno vuole nello specifico, gli facciamo l'etilometro e diciamo proprio il grado di alcol che è contenuto nel sangue. Però già con questo diciamo, con il verde si va e con il rosso non puoi guidare in quanto superi i famosi 0,5 grammi per litro che per i neopatentati con la nuova legge è 0, punto. Perfetto. Questo mi sembra patentato intanto. No. Ok. Positivo. Lei è sopra lo 0,5. Vuol dire che lei è sul sangue, ha oltre 0,5 grammi per litro di alcol, quindi non lei non può guidare. Se lei guida le comporta sanzioni molto pesanti e soprattutto è pericoloso per lei e per gli altri. Ok, no, volevo sapere intanto se ero fuori oppure... No, lei è positivo. Ok, va bene. Adesso noi per vedere il suo vero grado alcolico dovremmo fare il chilometro vero e proprio, ma siccome non è la guida, qui ci teniamo quando fermiamo con le auto,
nel senso, con questo noi vi diciamo come siete messi. Posso farti i complimenti? Tu praticamente sei venuto qui appunto per non metterti in macchina, che non ha rischio, bravo. Senti Raffaele, io ho da chiudere il video su 7.2. Allora, tu sei un giovane, sei una, so che frequenti, appunto, credo che hai visto quasi tutti 7.2. Adesso tu sei un po' di parte perché sei giovane, ma secondo te questi 7.2, questi eventi, tutte queste persone che arrivano, questi giovani, bevono, non bevono, si divertono, eccetera, è una cosa positiva, è una cosa negativa? Tu pensiero? Lasciando il fatto che sono di parte appunto perché sono giovane, però i miei coetanei innanzitutto si divertono e poi è un bene per la città perché c'è il turismo, quindi una catena, lavorano nei ristoranti, lavorano negli alberghi, è tutta una catena, una conseguenza, una causa effetto, no? Ma senti, io adesso al di là che sono convinto anch'io del, diciamo, del ritorno economico per la città, ma tutto sto concentrarsi con sta musica forte, cioè alla fine uno paga per sentire, io non sono contrario, no? Ma cosa c'è di tanto bello in questo 7.2? C'è di bello che oltre ad esserci la musica forte è uno spettacolo, è un grande evento, no? E la gente piace lo spettacolo, ma non solo i ragazzi della mia età, ma anche ci sono varie fasce di età che pure partecipano a questo 7.2. Ma io ieri ho visto, scusa se ti interrompo, ieri ho visto tantissimi ragazzi e ragazze di tutte le categorie, di tutte le fasce sociali, giovani, soprattutto giovani, voglio dire. Cioè, ci si diverte tanto, insomma. Ci si diverte perché è bello, perché oltre ad essere un evento che ti può divertire, è anche un luogo di ritrovo, no? Con varie classi sociali e varie fasce di età diverse. Quindi lo consigli? Quindi lo consigli, torniamo sempre. Lo consiglio, certo, e spero che anche in un futuro, insomma, vengano fatti ancora questo genere di eventi qui. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te. Ciao.